Il clima terrestre non è mai stato stabile. Evolve naturalmente da migliaia di anni. Queste variazioni sono quasi impercettibili sulla scala temporale umana, ma il riscaldamento globale attuale è unico per rapidità e intensità. Anno dopo anno sentiamo i suoi effetti sulla nostra vita quotidiana. Un'accelerazione senza precedenti del cambiamento climatico è in atto dalla fine del XX secolo e continuerà molto probabilmente almeno fino al 2050. È risaputo che l'aumento significativo della temperatura è una conseguenza diretta dei gas ad effetto serra generati dalle attività umane come l'industria, i trasporti e l'agricoltura. Non possiamo più cambiare le emissioni del passato che hanno provocato lo squilibrio climatico di oggi, ma riducendo le emissioni di gas ad effetto serra, oggi possiamo ancora influenzare positivamente il clima futuro del pianeta Terra. È proprio questo l'obiettivo delle misure adottate dalle nazioni di tutto il mondo a seguito degli accordi di Parigi, che mirano ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico, stabilizzando il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi centigradi anziché oltre i 4 gradi centigradi, riscaldamento che raggiungeremo se non agiamo subito collettivamente. Nel frattempo, al ritmo attuale, lo scenario che si prospetta per il 2050 è già piuttosto chiaro. Nonostante il cambiamento climatico sia un fenomeno globale, il suo impatto varia molto a seconda delle differenti zone del mondo interessate. Ecco perché oggi i ricercatori in ambito climatico stanno sviluppando metodi e modelli adatti alle singole regioni del nostro pianeta, al fine di elaborare proiezioni ben precise e specifiche per le diverse zone interessate. Grazie a questi dati avremo un'idea di come il clima influenzerà l'ambiente, i paesaggi e la geografia dell'Europa da qui al 2050. Saremo così in grado di anticipare le misure di adattamento che saranno pian piano indispensabili. Il riscaldamento climatico dell'Europa continentale è decisamente maggiore rispetto alla media mondiale. Questo significa, ad esempio, che tipicamente nel 2050 l'estate non sarà solo calda, ma persino torrida per gli abitanti del bacino del Mediterraneo, perché in estate il riscaldamento globale sarà maggiore nell'Europa del Sud che negli altri paesi europei e supererà di un grado la media mondiale. Nelle regioni meridionali, la diminuzione di piogge e l'aumento dell'evaporazione accelereranno il processo di essiccamento del suolo. In compenso, l'aumento della radiazione solare in arrivo potrebbe contribuire ad aumentare la produzione di energia solare. Anche se in linea generale il clima del bacino del Mediterraneo tenderà a diventare più secco, le piogge autunnali potrebbero essere più estreme. Tutta l'Europa subirà ondate di caldo più lunghe e più estreme e gli episodi come quelli del 2030 saranno decisamente più frequenti nei prossimi decenni fino al 2050. Ad esempio, ogni estate l'Andalusia rischierebbe di avere più di 20 giorni con temperature maggiori di 40 gradi. Persino i paesi più settentrionali, come la Germania, potrebbero avere diversi giorni all'anno con temperature superiori ai 35 gradi. D'inverno invece l'impatto del riscaldamento climatico sarebbe maggiore nei paesi dell'Europa del Nord e dell'Est. Nelle pianure i giorni di gelo diminuiranno e le nevicate si concentreranno in periodi più brevi. La diminuzione di neve e il riscaldamento della regione artica rischiano di trasformare l'Europa del Nord in un hotspot di riscaldamento terrestre. Il cambiamento climatico avviene più rapidamente in montagna rispetto alle pianure circostanti e il riscaldamento si noterà molto più in alta quota. Gli sport invernali cambieranno totalmente, perché sotto i 1500 metri la neve sarà sempre più rara. E le piogge? Bisognerà prepararsi a piogge più frequenti e più intense, che potrebbero comportare alti rischi di inondazione in certe zone. Per quanto riguarda il continente europeo in generale, l'evoluzione delle precipitazioni sarà nettamente diversa tra il nord, in cui pioverà molto di più in inverno, e il sud, dove la pioggia scarseggerà sempre più d'estate. Questo darà vita a una zona di transizione che dividerà l'Europa in due fasce ben distinte. Anche il clima nelle nostre città cambierà, attenuando il fenomeno delle isole di calore nelle aree urbane, nelle quali le temperature sono già più elevate rispetto a quelle delle campagne. Le metropoli europee subiranno un vero e proprio sconvolgimento climatico nel corso del prossimo secolo.
Basta pensare che nel 2050 il clima di Londra si avvicinerà molto al clima del 2000 di Barcellona o che i parigini avranno un clima simile a quello di Istanbul di oggi. È proprio questo sconvolgimento totale del clima europeo che dovrebbe portarci a riflettere sull'importanza di agire al fine di diminuire le emissioni di gas ad effetto serra, perché i prossimi decenni avranno un impatto decisivo sul futuro del nostro clima. Quindi, mentre lavoriamo come comunità a livello planetario per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, gli europei, come gli abitanti delle altre zone del mondo, dovranno anche adattare a livello locale i loro modi di vita ai cambiamenti climatici in atto. Le proiezioni climatiche elaborate dagli scienziati per il 2050 sono essenziali per aiutarci a trovare le giuste strategie di adattamento per la nostra società e a costruire il nostro futuro.